Grazie. Intanto vi consegno questo come regalo. Grazie. E tra l'altro c'è una coincidenza, io faccio parte di due gruppi, uno qui a Zora e uno a Ferrara, che sono i suoi compaesani, che lei conosce benissimo. No, mi ricordo bene. Il gruppo Cittadini Economia di Ferrara, il Ferrara ha fatto, e c'è la prefazione di Giovanni Tibordi, che anche lei conosce benissimo, perché abbiamo fatto un incontro. Ahimè, me lo ricordo. Ahimè, perfetto. E, dunque, intanto volevo fare un riferimento un attimo a una cosa che lei ha detto, che possiamo darsi di tu, come no, che hai detto prima. I 700 miliardi di interessi in meno pagati dall'entrata dell'euro, cioè in realtà noi dall'entrata dell'euro abbiamo pagato, se non sbaglio, circa 1200 miliardi di interessi, circa dai 70 ai 100 miliardi all'anno di interessi. Non so che cosa ti riferisci quando dici che ne abbiamo pagati 700 in meno. Forse ho ipotizzato, siccome negli anni 80-90 gli interessi erano arrivati a circa 100-150 miliardi all'anno, si riferisce al fatto che da quell'epoca di 150 siamo calati a 70-80 forse. Però c'è un dettaglio non trascurabile: in quel periodo gli interessi pagati erano con un'inflazione molto alta e il costo reale degli interessi, il costo netto, che è quello che conta, era decisamente più basso rispetto a quello che è adesso, dove essendo in deflazione il costo degli interessi è molto più alto. Quindi tendenzialmente quello che diciamo noi abbiamo pagato circa 3.000 miliardi di interessi dagli anni 80 ad oggi, in 30 anni. E questo aumento di interessi non è dovuto alla spesa pubblica eccessiva. Nel 1981 c'è stato il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, che ha provocato il non acquisto più da parte di Banca d'Italia dei titoli di Stato italiani, almeno non più il vincolo, poi addirittura è stato vietato. E questo ha comportato un innalzamento degli interessi dai 30-40 miliardi all'anno che si pagavano fino ai 150 negli anni del 92, quando ci fu la smutazione. Peggio ancora, nel 92 abbiamo venduto tutte le banche pubbliche, che quindi erano proprietarie e partecipate della Banca d'Italia, quindi la situazione è peggiorata per quel motivo lì. Dall'euro la situazione è leggermente migliorata, ma con una moneta forte pagare 80 miliardi all'anno di interessi è una cifra consistente. Quindi noi quello che diciamo è, siccome il costo di 70 miliardi in legge di stabilità ovviamente incide, e era una cifra consistente, se parliamo della manovra si riferisce a 30 miliardi, mi pare che è stata fatta la manovra, 70 miliardi sono una cifra veramente grande. Allora noi abbiamo analizzato da dove vengono questi 70 miliardi, come mai la Germania paga degli interessi molto più bassi rispetto a quello che paghiamo noi. E oggettivamente in Germania c'è un sistema, un meccanismo nell'emissione di titoli di Stato completamente diverso da quello italiano. Cioè loro fanno una collocazione non integrale dei titoli di Stato durante l'emissione, mentre in Italia vengono collocati tutti, quindi se ne mancano pochi, questi innalzano il tasso di interesse e costringono a pagare su tutta la collocazione l'interesse massimo. In Germania no, in Germania quando non vengono collocati tutti vengono parcheggiati presso la Bundesbank e poi rivenduti successivamente. Questo fatto permette di abbassare il costo degli interessi. In Italia si potrebbe fare con delle banche pubbliche, che però ovviamente non abbiamo più perché le abbiamo vendute tutte. La banca pubblica, noi abbiamo chiesto a BCE un parere esplicito e ci hanno risposto, perché sono gentili, che se noi avessimo una banca pubblica potremmo accedere all'LTRO, cioè il finanziamento della Banca Centrale Europea, allo 0,05%, e con questi possiamo comprare tutto il Stato. Non è vietà, anzi, leggo la prima frase che ci ha risposto la Banca Centrale Europea, poi chiudo. Gli enti pubblici creditizi dell'area dell'euro sono un elemento importante del sistema bancario, pertanto hanno un ruolo essenziale nel fornire prestiti all'economia reale. Pertanto è importante per il loro sistema che essi siano trattati alla pari degli istituti creditizi privati nel contesto delle operazioni di finanziamento per assicurare un'efficiente trasmissione delle decisioni riguardanti la politica monetaria e economica. Quindi noi chiediamo, perché in Italia non abbiamo più una banca pubblica e non si pensa di ricostituirla o nazionalizzando banche di porte come Monte dei Paschi o altre banche che sono in difficoltà, oppure riprendendo il controllo totale di cassa e prestiti?